Oggi risponderò ad una delle domande che mi fanno più spesso, e cioè dove mi conviene pubblicare i video. Farò una mia classifica personalissima basandomi sulla mia esperienza dei 4 social network adesso più utilizzati per i video, che sono Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok. YouTube ovviamente un motore di ricerca, però per comodità chiamerò tutti e 4 social network. Io mi sto rivolgendo a imprenditori e liberi professionisti che hanno un'azienda, quindi se siete dei content creator che fate video ironici o di intrattenimento, la scelta, non c'è neanche bisogno della classifica, ma è assolutamente TikTok. È ad oggi il social network che promuove di più questi video brevi e divertenti. Analizzerò quindi questi 4 social network in 4 categorie differenti: facilità di ricerca, visibilità, target degli utenti e sponsorizzate. Partiamo da Instagram, quindi è una piattaforma molto facile da utilizzare innanzitutto e molto pratica anche dal nostro smartphone. Se ci serve quindi un professionista, come può essere uno chef, noi possiamo ricercarlo tramite gli utenti nella pagina di ricerca e anche tramite la pagina hashtag, tramite la sezione hashtag. Si può fare una ricerca anche attraverso i luoghi, quindi avremo molteplici canali e filtri di ricerca, quindi è molto buono. Passiamo ora a YouTube, è il secondo motore di ricerca al mondo, quindi assolutamente è uno strumento validissimo per promuoverci. Cosa molto interessante è che i nostri video su YouTube compariranno anche sulla pagina di ricerca di Google, nella sezione video, quindi è molto più facile trovare in alto nella sezione video presenti su YouTube piuttosto che su altri social network. Le persone quindi andranno su questo sito a ricercare parole e professioni. Inoltre verranno anche consigliate nella barra di ricerca le parole, verranno suggerite frasi per ricercare al meglio ciò che a noi serve. Inoltre, soprattutto per YouTube, i video verranno riproposti per tantissimo tempo. Anche un video di 3 anni fa verrà sempre proposto. Certo che, come tutti gli altri social, più noi saremo popolari e più noi avremo visualizzazioni, questi video verranno portati più in alto rispetto ad altri. Su LinkedIn avremo una ricerca utenti in base anche alla nostra professione. In più però avremo sezioni dedicate come offerte di lavoro nel quale noi potremo trovare e cercare lavoro in base ai nostri interessi o soprattutto ogni professionista avrà ben specificato sul suo profilo qual è la sua professione. Su TikTok la sezione di ricerca sarà simile a Instagram, in più però avremo anche una sezione video, ovviamente TikTok trattando solo video, che potrà essere molto utile nella nostra ricerca. Passiamo ora alla visibilità di ogni social, quanto questi social promuovono i nostri video. Ultimamente ho notato che Instagram sta dando molta rilevanza alle sponsorizzate, però Instagram sta sponsorizzando molti video sotto i 90 secondi, i Reel, quindi in questo momento è molto conveniente realizzare questo tipo di contenuti. Ad oggi su Instagram possiamo trovare i video e i Reel sul profilo di una persona nella stessa sezione. Sono ancora diversi video Reel. Reel sono sotto i 90 secondi, i video sono dai 90 secondi in poi. Però questo ci lascia ben sperare del fatto che anche i video superiori ai 90 secondi verranno poi sponsorizzati e promossi come gli attuali Reel. YouTube è leggermente più lento degli altri social, ma premia nel lungo periodo. Molto spesso, più che all'utente in sé, dà visibilità all'argomento che viene trattato in uno specifico video. LinkedIn, a mio parere, è un social che premia molto all'inizio. Su LinkedIn, se schiacciano il tasto consiglia sotto i tuoi video, buona parte degli utenti del nostro contatto che ha schiacciato il pulsante consiglia potrà vedere il video che noi abbiamo realizzato, quindi questo è un vantaggio enorme perché amplifica la nostra rete di contatti. Un po' quello che succedeva su Facebook all'inizio. Per TikTok invece si è molto premiati all'inizio, soprattutto è molto facile vedere anche video sopra le 1000 visualizzazioni anche se siamo all'inizio, anche se è il nostro primo video, dato che il funzionamento è abbastanza simile. Ora andremo a vedere il target degli utenti che ci saranno su questi social network, se la nostra azienda potrà trovare potenziali clienti in questi 4 social. Instagram ormai è diventato il social più rilevante in questi ultimi anni. Quindi un sacco di persone di qualsiasi età usano questo social network. YouTube, essendo il secondo motore di ricerca al mondo, è ancora più utilizzato rispetto ad Instagram, ancora più utenti e ancora più visualizzazioni giornaliere e mensili. LinkedIn, ovviamente, essendo un social nato
per lavoro e per creare contatti lavorativi sarà iper selezionata, avrà gente iper selezionata, quindi da questo punto di vista è assolutamente il migliore. TikTok è un social ancora un po' troppo giovane, quindi l'età media è leggermente bassa, ma soprattutto lo span di attenzione che gli utenti hanno su questo social network è molto più ristretto. È molto facile scorrere video ogni 2 secondi, quindi ci sarà un margine d'attenzione molto più basso rispetto a quello di YouTube, per esempio. Parliamo ora di sponsorizzate, quanto sono efficienti le sponsorizzate su questi social network. Io non sono un social media manager, quindi vi darò la mia personalissima opinione basata sulla mia esperienza di questi anni. Per Instagram le sponsorizzate sono molto intuitive, si possono avere dei buoni risultati direttamente anche dall'app del nostro cellulare. Inoltre tramite il Facebook Manager riusciamo a filtrare le persone in una maniera molto precisa e molto dettagliata. YouTube forse è quello che ci permette di avere una più ampia possibilità di generare sponsorizzate ads. Possiamo rendere la nostra ads non skippabile per 12 secondi prima di un video, possiamo fare sponsorizzati in base alle parole ricercate, in base ai canali seguiti o ricercati, insomma abbiamo un ampissimo margine di manovra. Anche su LinkedIn c'è una buona possibilità, ma purtroppo ad oggi le sponsorizzate su LinkedIn sono molto più care rispetto agli altri social. Su TikTok invece sono un po' più economiche rispetto a Instagram e YouTube, però dal mio punto di vista, se si vuole andare a delineare un target specifico, si ha ancora molto poco margine di manovra. Questa è la mia personale classifica, ovviamente non sei obbligato a pubblicare il video solo su un social, ma puoi scegliere tranquillamente tutte e quattro, quindi puoi pubblicare il video su tutti e quattro i social. Però come dico sempre, la cosa veramente importante è il contenuto, quindi fare un contenuto di qualità che sia condivisibile, che sia shareable, che sia fatto bene graficamente, che sia interessante, e qualsiasi social network alla fine premierà dei contenuti validi e di valore per il nostro pubblico.